Se ti dicessi binomio cibo-cultura, cosa ti viene in mente? Di primo impatto direi ricchezza, poi tradizioni, perché comunque il cibo è cultura e la cultura è fatta anche dal cibo, dalle tradizioni culinarie, e poi di conseguenza anche diversità, perché ogni paese ha il suo cibo e la sua cultura. Passione, perché chi cucina ha una passione e la coltiva attraverso nuovi piatti e con la creatività. Però secondo me è anche storia, perché durante il tempo diciamo che comunque le tradizioni culinarie sono cambiate, e poi direi anche società, perché il cibo secondo me rispecchia la società. Fai degli esempi di quello che hai detto? Sicuramente noi italiani abbiamo la cultura del cibo, nel senso, banalmente per noi la cena dura molto tempo, almeno un'ora, parliamo, ci confrontiamo, apparecchiamo la tavola, quindi abbiamo proprio una... Secondo me un esempio concreto che si riferisca alla società possono essere i fast food, che al giorno d'oggi sono sempre più diffusi, perché in una società frenetica come la nostra, che non ha mai tempo di fermarsi, tutti tendono a dedicare pochissimo spazio della loro vita al cibo, ma si recano nei fast food proprio perché non vogliono perdere attimi della loro vita. Sei orgoglioso della tradizione culinaria del tuo paese? Sì, assolutamente sì, anche perché dovunque sia andata, dovunque vada, tutti quanti comunque apprezzano la cultura culinaria italiana e mi chiedono. Sono molto orgogliosa della cultura del mio paese per quanto riguarda il cibo, infatti secondo me è importante valorizzare le tradizioni di ogni singolo posto, e all'interno dell'Italia secondo me è evidente come la storia di una popolazione influenza anche la sua cultura culinaria. Nel tuo paese esistono tradizioni culinarie legate alle festività? Beh, direi che c'è Natale, quando si mangiano per esempio i panettoni, i pandori, poi il 24, quindi la vigilia, il giorno stesso Santo Stefano, si usa fare dei pranzoni enormi. E poi per esempio c'è anche Pasqua, quando si mangiano le bove di Pasqua, il cioccolato. E... A me come festività mi viene in mente assolutamente Carnevale, dove noi italiani siamo soliti mangiare frittelle, chiacchiere, comunque dolci, cibi molto dolci. Oppure anche un'altra festività, ad esempio il Capodanno, dove è rito mangiare lenticchie, cotechino, dato che è un detto dire che le lenticchie portino soldi, quindi queste sono quelle che mi vengono in mente. Per quanto riguarda il tuo paese, le vecchie botteghe riescono ancora a reggere la concorrenza dei grandi ipermercati o sono state completamente annientate? Direi che le uniche che possono essere sopravvissute sono quelle botteghe che magari offrono così nicchia, e quindi un determinato gruppo di persone che è abituato a utilizzare più prodotti può continuare a farlo anche se magari i prezzi non sono più tanto economici. Io credo che probabilmente le botteghe più d'elite appunto siano sopravvissute, anche se è scontata l'influenza che hanno avuto dagli ipermercati, perché anche data la crisi odierna comunque magari molte persone piuttosto che andare nelle botteghe preferiscono i grandi supermercati. Della tua famiglia seguite qualche tradizione particolare legata al cibo? Per esempio a casa mia tutti gli autunni si usa fare le castagne al forno e mangiarle con un bicchiere di vino rosso. Io invece con la mia famiglia, allora, la domenica pomeriggio a pranzo andiamo sempre da mia nonna, mangiamo sempre il risotto con lo zafferano e i funghi e il pollo arrosto con le patate al forno, quindi questa è una tradizione che poi per noi. Io l'ho detto.